Il cardinale George Pell è colpevole di abusi sessuali su due ragazzini di 13 anni. Il verdetto è arrivato da un tribunale australiano per l'ex consigliere finanziario di Papa Francesco, è stato raggiunto già a dicembre, ma la notizia è stata resa nota soltanto in queste ore. Una vittima di abusi ora adulto denuncia costernato. Terribile. La Chiesa deve prenderne atto e restare in silenzio, tirando fuori invece il dannatissimo libro insanguinato delle loro 60.000 vittime, quindi almeno 43.000 cattolici. Basta con la sofferenza, siamo stufi. Penso però, afferma un sostenitore del cardinale, che l'opinione pubblica sia stata troppo influenzata dalle cattive azioni della Chiesa cattolica, per cui la gente pensa automaticamente che ci sia della colpa. Ascoltiamo anche le parole dell'avvocato di una vittima di abusi che dice: al pari di altri che sono sopravvissuti, leggendo una lettera, ho provato vergogna, solitudine, depressione, battaglia interiore. Ci sono voluti anni per capire quanto tutto ciò abbia influito sulla mia vita. Il cardinale potrebbe rischiare fino a 50 anni di carcere.